Noi diciamo invece un viaggio nella piana di Metaponto. Il nostro Dato Coletti è andato lì. Cavoli, finocchi, un sacco di cose buone. Alla scoperta, come al solito, di straordinari sapori e antiche tradizioni enogastronomiche, oggi raggiungo la provincia di Matera e, per la precisione, Policoro, una piccola comunità a vocazione agricola, posizionata sulla fertile piana di Metaponte, una terra ricca di prelibatezze veramente uniche. Produciamo di tutto, di più, dalle verdure alla frutta, alla tanto rinomata nostra regina che è la fragola. Ho visto dei colori meravigliosi in questo periodo, avete mandarini, arance, limoni, ci sono ancora i pomodori. Sì, abbiamo tanti tipi di pomodoro. Parlando del prodotto che oggi scopriremo, il cavolfiore. Il cavolfiore, siamo proprio nell'epoca centrale del cavolfiore. Questa è produzione locale, un'ottima verdura, utilizzabile in tutti i modi, nelle nostre tavole è consumata da tutti quanti, quindi penso che sia una delle regine delle verdure dell'epoca. Il cavolfiore piace a tutti, grandi e piccini. Il gradimento è dovuto soprattutto al sapore dolciastro, grazie alle sue proprietà organolettiche. È molto importante nell'alimentazione, poiché aiuta la ricostruzione delle riserve minerali dell'organismo. Tutti questi prodotti che vediamo qui nella vostra azienda, poi dove arrivano in Italia? Beh, questa ad esempio va a Bologna, questa fa tutta l'Italia, anche qualcosa all'estero, facciamo paesi dell'est, nord Europa e tutto quanto. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride. La piana di Metaponte offre anche una qualità di finocchio straordinaria. Basta fare pochissimi chilometri e raggiungere Scanzano Ionico per apprezzarne le caratteristiche ed il sapore. Ce ne abbiamo assai, ne facciamo molte, il prodotto lo riusciamo a fare bene. Qui quante piante abbiamo all'incirca? Diciamo circa 200.000 piante. Come mai questi finocchi sono così buoni e così pregiati? Sicuramente perché il terreno è buono e perché comunque abbiamo dei bravi produttori che sanno fare il loro mestiere. Uno che sa fare bene il suo mestiere è Saverio, fornaio da generazioni, che declina il finocchio in mille specialità. Shoo, shoo, beh, col finocchio si possono fare tantissime cose, dal dolce al salato. Si partono dagli stuzzichini oppure dagli aperitivi, passando alle pettole o torte salate, sempre col finocchio. Oppure con i semi di finocchio possiamo fare le focacce, oppure dal finocchio dolce con la Nutella. Dopo aver assaggiato questi eccezionali prodotti da forno, non mi resta che raggiungere la signora Anna Maria, regina dei fornelli, che accosterà al finocchio una delizia del mare. Prepariamo un filetto di scorfano con finocchio e patate. Abbiamo bisogno di uno spicchio d'aglio, del pepe, del sale, dell'olio, le patate, i finocchi e del pan grattato. Patate e finocchio li dobbiamo prima lessare. Dobbiamo prendere lo scorfano, lo dobbiamo avvolgere in una carta stagnola, poi dobbiamo mettere il condimento, sale, pepe, aglio, poi ci mettiamo delle patate e finocchio e dobbiamo passarlo al forno. Dopo 10 minuti di forno, questo è il risultato, squisito. Ah, dimenticavo, a Scanzano Ionico c'è un artigiano molto interessante, un grande fan di Mara Venier, che non mi lascia andar via se non gli prometto di consegnare per suo conto alla bella conduttrice di Buon Pomeriggio Italia il suo capolavoro. Ciao Mara, te ammiro assai. Conquista, ragazzi, eh. Allora io ringrazio tantissimo questo signore, mi è arrivato il tuo regalo, l'ho portato a casa, per cui grazie di cuore, lo conserverò con grande affetto perché sei una persona davvero molto carina, grazie. Basilicata. Chi conosce la Basilicata? Tu? La conosco, ci sono stata la scorsa estate, tra l'altro proprio nel Metaponto. La gente, devo dire, che è molto ospitale, molto carina, affettuosissima. E poi io sono affezionatissima al film Basilicata Coast to Coast, che tra l'altro vede Rocco Papaleo al debutto come regista, e quindi mi piace proprio quel film, era molto bello. Io a Matera sono andata lì per fare una serata, mi ospitano come al solito in un albergo, l'albergo più raffinato e più chic che ho trovato in Italia, l'ho trovata a Matera. Era bellissimo, sui sassi, con una vista sui sassi, però dentro era tutto, poi la gente, come dice lei, a me piace molto la Basilicata. Ciao, e allora vale la pena.
pena quest'estate, senza andare così lontani e prendere aerei, andare a visitare le bellezze del nostro paese. Ma questo non vale soltanto per la Basilicata, davvero, ma per le nostre regioni e per tutto quello che l'Italia offre, davvero. Bisognerebbe a volte fermarsi e andare con un bel camper. Magari se lo prendi grande vengo anch'io, il sogno era quando ero ragazzina, andare in giro col camper con gli amici. Sì, adesso siamo un po' anziane per fare questo, però io lo farei lo stesso. Io pure. Non so. Quali anziani? Sei una ragazzina? Ragazzina, sì. Trovereste amici di sicuro. Sarebbe carino, facciamo tutta una bella carovana. Io ci sto. Anch'io. Tu coi ci state tutti? Siamo già quattro. Vedo Fabio, Cristina, gli autori, ci sta il pubblico, le mie ragazze, i miei ragazzi, tutti. Allora va bene, ma dove andiamo? Basilicata? Ok, tutti in Basilicata. Viva l'Italia e viva pure la Rai. Ti ricordi la canzone?